Perfetto. Ha citato prima il patto delle catacombe, ci può un po' rievocarlo? Era anche una delle domande che, esatto, che erano state segnalate. Cioè, durante il concilio Paolo VI si era riservato alcuni temi, eh? Aveva paura, per esempio, anche la Chiesa dei poveri, aveva paura che finisse in politica, no? C'era la guerra fredda, dice i poveri sono più dalla parte magari dei comunisti, che so io. Allora ci penso io, faccio poi un'enciclica, fece la Populorum Progressio. E anche gli anticoncezionali, la pillola, non voleva che si parlasse, fece poi la cosa. Che dice anche, l'ho fatto aggiungere io nelle bolle del concilio, perché una mattina ricordo che un vescovo dell'Asia, era dell'India, cominciò a parlare del problema demografico, della pillola, il cardinale Ottaviani prese la parola, bel latino anche sia. Mio padre era un fornaio, non un padrone, un operaio, ha avuto 11 figli, io sono uno degli ultimi, e non ha mai adoperato la pillola. Mi ricordo il vescovo accanto a me che diceva, utile magari la messa Ecco, allora, sulla Chiesa dei poveri, per esempio nella Lumen Gentium sulla Chiesa, al numero 8, c'è una bella, perché aveva fatto un gran discorso il cardinale Ercaro, che gliel'aveva preparato poi Dossetti, che il povero diceva, sono tre le immagini della la presenza di Cristo nel mondo, l'Eucarestia, la gerarchia e il povero. Il povero è Gesù Cristo, eh? Allora la cosa però, e allora nel collegio belga dove erano, me ne dico anche un altro, perché c'era un certo padre Gautier, un francese che era andato a Nazareth a fare il falegname, perché Gesù faceva il falegname a Nazareth, e allora faceva l'incontro a venerdì sera, andavo anch'io a sentire, e una sera un vescovo dell'Indonesia dice, ma sapete che il Papa vuol fare un'enciclica, non vuol che si parli della Chiesa dei poveri, vuol fare un'enciclica, e ha chiesto al cardinale Ercaro che gli prepari il materiale. Gautier, come? Deve chiedere a noi, c'è a noi. Poi si voltò verso di me. Ma lei che è suo ausiliare, è vero che il cardinale Ercaro sta preparando il materiale per un'enciclica del Papa? Dico, credo proprio di no. Se fosse vero lo saprei. Ah, meno male. Andammo avanti tranquilli fino alla fine. Ma nello scendere alle scale, il vescovo del Belgio dice, ha fatto bene a dire così perché lui non deve saperlo. E fu così che lo seppi io. Dopo chiesi poi a Dossetti, sì, aveva detto, mi preparo. Lui aveva fatto 3 gruppetti di vescovi, 5 vescovi segreti, più della massoneria, 5 a studiare la povertà nella Bibbia e nella teologia. 5 la povertà nella sociologia e la povertà nella pastorale. Poi ha messo insieme e li ha presentati al Papa. E non c'era un granché, eh? Le cose che fece subito fu di abolire l'esercito pontificio, aveva ancora l'esercito, e poi di abolire il principe assistente al soglio. Quando andava a fare il pontificale aveva un principe delle grandi famiglie romane, il Torlonia, gli Orsini, Colonna, con lo spadino, e riceveva, l'ha fatto ancora Papa Giovanni, ai primi di gennaio tutta l'aristocrazia romana. Li ricevette ancora una volta, disse grazie per quel che avete fatto in passato, non abbiamo più bisogno di voi, e ha smesso. Ma a vedere quello che c'era dentro, la cosa curiosa era, al giorno d'oggi, la prima forma di povertà è la trasparenza dei bilanci. Di dire, ecco, la trasparenza dei bilanci. Ecco, e allora però i vescovi dicevano, e allora i belgi, perché si radunavano al collegio belga, il 16 novembre del 65, dice, facciamo una messa alle catacombe di Domitila. Io lo sapemmo così, ecco, c'era qualche altro vescovo con cui ero amico, me lo dissero e andai anch'io alla messa, ero in 42. E si disse la messa e poi fecero firmare
un documento che avevano preparato, 13 punti, che poi sono andati in giro, l'hanno firmato in 500 e al Papa sono arrivate le 500 firme, forse anche di più avrebbero firmato, in cui prendevamo gli impegni di non usare i nomi così solenni, di stare in grandi palazzi, ecco, di usare dei mezzi semplici, di stare vicino ai lavoratori, ai poveri, per le finanze di servirci di laici fidati, ecco, e poi di impegnarsi tornando nelle nostre case. Siccome era alle catacombe di Domitille, è stato chiamato il patto delle catacombe, poi se n'era perso, non ci si pensava quasi più. Sono stati i tedeschi 3 anni fa a cominciare, siccome sapevano, vennero a chiedermi se sapevo chi c'era, ma perché io non sapevo che c'ero io, ma gli altri italiani, dico andate a cercare nell'archivio del vescovo di Tournai, Immer, quello del Belgio, che era lui, che aveva preceduto lui anche da me. E sono andati e hanno trovato l'elenco dei 42 che c'erano là, che era casuale, ecco, si è firmato, poi qualche conto si è diffuso in 500 firme, e dice li mandiamo al Papa, chi li porta? L'Ercaro. L'Ercaro si è trovato a portare sia il documento dei suoi gruppi di studio, sia quelli lì al Papa, ecco, per vedere, e poi non se n'era più parlato. E adesso è Papa Francesco che riparla della Chiesa dei Poveri, perché lì non se ne fece niente, anche perché, diciamolo pure, chi guidava la discussione era il centro Europa, Germania, Francia, Belgio, Olanda, che sono paesi ricchi, che è difficile che parlino dei poveri. Ma quando nel 68 i vescovi dell'America Latina si sono trovati in Colombia a Medellin, e allora è lì che hanno detto dobbiamo fare la scelta preferenziale dei poveri, che non vuol dire scegliere i poveri contro i ricchi, ma vedere le cose con gli occhi dei poveri, perché con gli occhi di chi sta bene si vede l'economia, la politica, no? Io ricordo quando trovammo che noi fornivamo armi per la guerra tra Iraq e Iran, che è proibito dalla Costituzione vendere armi ai paesi belligeranti. Ma il ministro della difesa, che era un nostro piemontese, dice, ah, ma noi le vendiamo tutte e due. Poi dice, ma non so. No, tu devi sapere. Alla fine dice, sì, è vero, ma abbiamo chiuso un occhio perché sennò ci rimettevano due industrie nostre. E allora le industrie nostre è 1 milione di morti là, ecco. Vedere le cose con gli occhi dei poveri, ecco, cominciare non dall'economia e dalla politica, ma cominciare dai poveri, perché anche adesso dove siamo, no, adesso io non me ne interesso, poi avranno fatto bene a salvare le banche, ma intanto la gente non arriva alla fine del mese, i giovani non trovano lavoro, ecco, io credo che bisognerebbe riuscire a partire, ecco, dalla base, dal minimo indispensabile. Ecco, questo era il discorso fatto allora, che è rientrato prima ancora, ecco, alla fine di Papa Benedetto, e adesso è diventato così più immediato con Papa Francesco.